ragazzi, benvenuti in questo nuovo travel tutorial. Oggi vi voglio parlare dei Harry Potter Warner Bros. Studios. Ta-da! Sì, proprio gli studios di Harry Potter per i veri potteriani. Allora, oggi con questo travel tutorial voglio dirvi un po' le informazioni, darvi tutte le informazioni per quanto riguarda visitare i Warner Bros. Studios di Harry Potter. Quindi tutte le informazioni che servono soprattutto per il prima del viaggio. Allora, prima di tutto, comprare i biglietti 2-3 mesi prima in base a quando vorrete poi andare. I biglietti costano 45 euro a persona all'incirca, e poi in base anche al periodo e quanto tempo prima li prenotate. Io vi consiglio poi di non arrivare in biglietteria e comprarli direttamente negli studios, perché molto spesso sono sempre, anzi, la maggior parte dei giorni sono sempre sold out. Quindi per questo vi consiglio di andare proprio sul sito e acquistarli tramite il sito. Poi dovrete, in base al foglio che stamperete da casa, arrivate poi alle casse, e le casse vi danno i biglietti e così via, potrete poi accedere ai Warner Bros. Studios. Come arrivare agli Harry Potter Warner Bros. Studios? Allora, c'è un treno che da London, Euston, fino a Watford collega con appunto un treno con frequenza, diciamo, periodica di 15-20 minuti, della durata poi di 30 minuti, un'ora, dipende se prendete, diciamo, un treno veloce o un treno che fa più fermate, e il costo è di 22 euro a persona andata e ritorno. Dopodiché c'è un biglietto di $2.50 andata e ritorno a persona, da pagare solo in contanti, quindi non potete pagare con carte di credito, che è il treno che da Watford, il pullman che da Watford vi porta direttamente davanti agli studios. Quindi ricordatevi bene, solo contanti. E vi consiglio di partire un po' prima, perché questo pullman, scusatemi, è solitamente pieno. Quindi vi consiglio di partire il prima possibile, nel senso, calcolate in base all'orario del vostro ingresso di cui prenotate il biglietto, calcolate più o meno tra il treno e questo pullman, calcolate all'incirca 2 ore. Meglio arrivare prima che arrivare tardi, che magari vi fanno storie. Quindi ecco, calcolate all'incirca un'oretta e mezza, 2, perché quando poi arrivate a Watford per prendere il pullman per gli Harry Potter Studios, che è proprio, troverete, ma ci sono i vari cartelli, quindi non vi preoccupate che le indicazioni per la fermata del pullman ci sono, l'unica cosa è che molto spesso c'è tanta coda, quindi magari non riuscite a salire sul primo pullman, ma dovete salire sul secondo pullman. Quindi ecco, calcolate all'incirca un paio di ore prima della vostra visita. Cosa assolutamente vedere e cosa assolutamente provare? Allora, sicuramente Diagon Alley è la casa della zia di Harry, e da provare la burro birra. Comunque adesso non voglio svelarvi il tutto, però ecco, quando arriverete vi daranno appunto questa mappa che indica appunto tutte le zone che ci sono all'interno degli studios dove hanno appunto fatto le riprese di Harry Potter, alcune delle riprese di Harry Potter, e vi daranno poi il passaporto che potrete timbrare nelle varie aree. E io ve lo consiglio, perché per chi veramente è un Harry Potter addicted è una tappa fondamentale per la vita, e io ci ritornerei domani, anche se ci sono stata l'anno scorso, ma ecco, sembra veramente ieri, perché è stato un'emozione incredibile, proprio ogni passo era ma guarda quello, guarda quello. Quindi sì, se vi piace Harry Potter dovete assolutamente andarci. Vi lascio poi comunque in descrizione il link con tutte le informazioni se vi siete persi qualcosa durante il video, quindi lì potete leggere tutto. E vi consiglio poi di seguirmi sulla mia pagina Facebook, Instagram e Twitter, e al prossimo tutorial. E sì, dimenticavo, iscriviti al canale!